linea. Collegamento con il responsabile della comunicazione dell'AS Roma, Maurizio Costanzo. Chi intervista oggi, Maurizio? Oggi abbiamo una tifosa della Lazio. Ancora una tifosa della Lazio? È una fissa allora, ma perché proprio tifosi della Lazio vuole intervistare? Non capisco. Perché se non l'intervisto io, chi se ne incura? Come? Ma volevo dire, chi li considera? Ah. Allora, chi c'è? Chiedo di fare entrare l'ospite di oggi. Sì. Signori, abbiamo Ilaria D'Amico. Eccola qua. Ma qual è ma cos'è questa pagliacciata? Una foto, ma che cos'è? Silenzio. Oh, allora, questa è un'intervista in videoconferenza statica. Videoconferenza? Statica. Come? Statica, come statale, come statuto, come sta minchia. Capiscono mai, eppure io parlo italiano perfetto, io sono preciso nelle cose. Ciao Ilaria, come stai? Sto bene. Senti, Gigi, sta bene, Parma si trova bene, sì, è Parma, Torino, io per sempre tutto il mondo, gira il mondo lungo e largo. Allora, ho una domanda per te, cara Ilaria. Senti, dimmi un po', allora, ma è vero che hai lasciato tuo marito Rocco Attisani perché non era ricco e nemmeno Rocco? Ma che domande sono, Costanzo? Ma chi gliele scrive queste domande? Ma che ne so io? Non lo so. E me le scrive Maria. Ma come? Maria, ma perché mi scrivi queste cose? Scusate, ma è gelosa. Quindi bisogna che ti conti un po' la cosa. Maria, lo sai che io amo solo te? Sì, dai, facciamoci una matriciana,